per il calcio, tanti argomenti, naturalmente parleremo di Juventus Parma, decisa dal gol fantasma di Del Piero che tanto ha fatto arrabbiare Bucci. Vi ripresento gli amici che sono qui con me, c'è Maurizio Mosca naturalmente. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Maurizio, poi parleremo con Manuel Onetti, preparatore atletico uruguaiano, ma ha lavorato molto in Argentina. Encantato. Buon amico di Enrico Sacchi. Encantato, stiamo amico, bueno, buon amico, sì, io credo che è una amicizia, io spero che sia una amicizia, claro. Ha seguito lo stage della Nazionale a Coverciano, claro. E Giorgio Chinaglia l'avete già tutti, visto. No. Ma sono necessari questi stage? Non lo so, io a volte mi domando... Ecco, tra poco chiederemo magari proprio a Manuel Onetti, no? La necessità eventuale di stage come questi. Ma mesmo nel training, per esempio, io tengo una teoria che è molto specifica del training, l'interruzione del training, che il bioritmo non è lo stesso del dias, del giorno e della notte. E quindi? Bueno, chiede fare come un training che una settimana la notte e una settimana il giorno. E sono per il problema psicologico. Ah, lavorare un po' di sera. Un po' di sera. Perché, bueno, è tutta la gente che lavora la tarde, il pomeriggio. Io ho portato una tabella che tengo come una regola. Come faresti? Cioè una settimana a lavorare di giorno e una settimana a lavorare di notte? La notte, sette e mezza della tarde, si va a levantare, si sveglia. Sette e mezza di sera. Alle sette bisogna cambiare fuso orario. Sì, completamente, sette e mezza di sera. Tutto il mondo sa che la carne tiene steroidi e tiene problemi. Infatti ne mangio mica molte. Fajitas, fagioli. Fagioli, molto fagioli e arancia. Arancia la convinzione è fantastica, perché si idrocarburi e vitamine. Altra cosa, che a chi sa che mi dica no, che con Quea non puoi fare l'amore, perché tiene problema di fare l'amore ai giocatori. Prima delle partite, certo. Errore, fare l'amore è molto buono. Per prima quanto? Sì, 40 minuti. 40 minuti. No. Vedi che crea una situazione pazzesca. No, è verità. È se il bioritmo è 40 minuti. Se te, se Mosca... Tu non sei mai se, stato se troppo contrario. Però sono bioritmi americani. No, non sono contrario alla teoria, però scusate, fare l'amore per un giocatore da 40 minuti prima della partita mi sembra che creerebbe una situazione... No, che... è il tempo. Ma va bene, lo metti, ma cosa stai dicendo? Ma no. Ma come no? Ma scusa le cose. Perché se sei cattolico e tiene il problema della cattolica. Ma perché l'amore è la cosa più cattolico e resto cattolico. Ma sì, ma tiene un tema. Ma tiene una limitazione, nello sviluppo del sesso. Mi perdoni, sta dicendo una cosa che sta leggendo all'interno. Scusi se mi permetto. 40, ma scusi, parliamo tecnicamente, far l'amore 40 minuti prima di una partita dura, ma come si fa? Ma lascia perdere! Io credo. Mosca, se l'amico Chinaglio è onesto, l'ha fatto molte volte prima della partita, ma stavo in forma. Ma altri tempi! Ma altri tempi, questa vieco ora, Chinaglio. Ma che stai dicendo? Ma la sera prima al limite. Un'altra cosa. Más importante è il rapporto con la stampa. Atleta, il giocatore non habla con la stampa nunca. Mai. Mai parlare con la stampa. No, il trainer e il presidente. È importante perché la stampa habla molto e il giocatore tiene una concentrazione e lo sport non è stampa. Ma è il gioco delle parti, no? Un'altra cosa importante, tutto lo ticket dello stadio gratuito, tutto il mondo gratuito, via. La stampa tiene un privilegio massimo in questo paese. Tutto il mondo va allo stadio nunca pagando. Beh, è lavoro. Poi claro. Ma andiamo per lavoro, si mica per divertirsi. No, perché io credo, e c'è una cosa che non è clara, che vai a pagare il giornalista che tiene un rapporto con il calciatore, è una cosa che psicologicamente Esagerando. Io credo che... Ma cosa stai dicendo? Questo è, io credo che... Claro. Tu non è claro, forse da lei non è claro. Da lei non è claro. Noi facciamo i giornalisti, raccontiamo quello che vediamo, raccontiamo cosa ci raccontano i giocatori. Cosa sa un giornalista che può sapere del calcio? Ma come usted gioca a calcio? Io ho giocato a calcio. Gioca a calcio. Come?
Ma io guardi che ho giocato. Ma cosa vuol dire aver giocato? Ho giocato da amatore, da ragazzo. Bueno, ma non che conosce. Ha giocato lei. Ma io ho giocato a calcio. Il fisico lì ha giocato pure. Io ho giocato alla destra, ho giocato a calcio. Ma alla destra, non come me. Bueno, perché la destra non è importante. Usted non conosce il calcio, è un calcio io da parrocchia. Io conosco il calcio. Bueno, è un calcio da parrocchia. Io lo conosco il calcio, come lo conosce Piccinino, come lo conosce Chinà, sarà lei che lo conoscerà poco. Bueno, per quello che sta dicendo, guardi, per favore, lasciamo perdere. Io, Mosca, io non amo Maradona, non lo amo Maradona, ma l'unica cosa che ha fatto molto buona è che ha detto alla stampa, va a farti fottere. C'è stato un buon rapporto con la stampa. Questo è importante, questo è importante. No, no, sto giocando. Perché Maradona ha capito, ha inteso... Ma lei come ha fatto a trovare lavoro, lei? Come ha fatto a trovare lavoro? Perché io lavoro con un niño di 5 anni... Ah, appunto, ecco, può lavorare... Bueno, ma extra atleta. Creo que el jugador tiene un regalo, fuera el giornalista habla bien del jugador porque tiene de Rolex, de le cose, y bueno. En Uruguay, sobre todo. Evidentemente avviene da voi. Evidentemente avviene da voi che siete dei corrotti. Bueno, metto con la parola. No, con la parola, Mosca. Cuidado con la parola, porque yo no lo he dicho, porque Sacchi. Perché Sacchi. Quando viene a parlare di Rolex, non lo allora, ma stiamo scherzando là. Bueno, calmo, vale non, calmo con la calmo parola. Niente. Calmo con la parola. Noi siamo dei giornalisti onesti e corretti. Bueno, lei viene a buttare qui delle pietre così velenose, ma sta scherzando. Io credo che usted. Guardi, faccia il suo lavoro, mi dia retta, faccia il suo lavoro seriamente, dica delle cose serie, lavori bene e trovi un posto di lavoro. Io credo che Mosca, Sacchi me l'aveva detto. Ma è che era un pochino ruffiano, ma poi no, io sono ce l'ho detto. Come ruffiano? Mi fanno quei giocatori, giocatori. Ma scusate una cosa, che sa che non ho capito. L'atteggiamento che non si capisce. Che stava un pochino ruffiano quel giocatore, ha detto Gianfranco. Ruffiano! Arrigo. Ma io te l'ho detto in faccia quello che ero penso no, di lei. No, ma non come me. No, quel giocatore che tiene. Io ruffiano quel giocatore. Ma cosa sta dicendo? Ma aspetta, lei non si permetta più di dire le cose di genere. Ma non credo che Arrigo abbia detto una cosa del genere. Arrigo tiene. Io. Se io sono un giocatore. Io ho una grande stima di Sacchi. Ma non adesso non mi interessa. Non te... A me rimane comunque la stima, sì, nonostante lei cerchi di mettere la distanza. Fuori luogo totalmente. Usted sta urlando perché ha senso di colpa. Io sto urlando muy calmo. Usted sta urlando come. Ma lei con la faccia lì che cosa vuole fare? Io faccio l'allenatore. Se io sono un allenatore. Ma per favore. Lei è un giornalista, io non sono un allenatore. Lei non è un preparatore. E allora lei non è un giornalista. Ecco, bravo. E allora lei chi è? Oscar, io devo dire una cosa, che se usted non è un giornalista, io sono un trainer e io sono okay. Luca Barbareschi, e se deve scherzare. Benvenuta al grande blog, buon Mosca. Ma vedete, prendete anche voi dei troppi da ridere, mi fate qui di bestialire con questa roba qui, ma io non lo so. Impressionante.